Sì, superato sotto il profilo della personalità, della capacità di gioco, capacità di produrre azioni pericolose. E ovviamente se non abbiamo vinto, sicuramente in qualcosa bisogna migliorare, questo sempre. Come c'è da dire con grande onestà e obiettività che in alcune circostanze abbiamo anche rischiato grosso. Direi che più per bravura degli altri, per un po' di ingenuità da parte nostra. Quello che richiede la mia mentalità è avere una mentalità vincente, di proporre il proprio gioco, ma di avere anche grande intelligenza calcistica in campo, nel senso capire i momenti della partita, non è la prima volta che lo dico. E quindi a volte bisogna capire quando bisogna un attimo frenare, recuperare le energie e quando non è momento di andare a pressare alto, ma recuperare un attimino. E in più dobbiamo migliorare a volte ad accorciare un po' di più la squadra e gli appoggi liberi nel momento in cui noi stiamo attaccando, perché i momenti più pericolosi delle partite sono proprio quando tu attacchi e magari da dietro. I giocatori che rimangono dietro, non dico i difensori, i giocatori che in quel momento non sono interessati all'azione devono avere la capacità di scalare in avanti sugli appoggi liberi per non consentire che un'eventuale palla persa possa partire un contropiede. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, ma abbiamo tutto il tempo. Ma è una buona squadra, è una buonissima squadra che ha all'interno della sua rosa elementi di sicuro valore, vedi Schaudone, vedi Gabbionetta, e Schiavi, insomma, ha dei giocatori importanti. A proposito, c'è anche Donnarumma, eh. C'è anche Donnarumma, e quindi ha dei giocatori importanti ed è una squadra che gioca 4-3-3, classici movimenti del 4-3-3, è una squadra discretamente aggressiva. In generale una buona squadra che può dare fastidio a parecchi.